Riassumo brevemente, insomma, il senso della mattinata, dell'intervento introduttivo di Cornelia Ildebrand sulla situazione della sinistra, dell'intervento di Morea che centrava la questione della pace come attualità della battaglia delle idee, di interventi di molti che si sono confrontati sia teoricamente che con l'esperienza pratica su questo terreno, cioè il rapporto che c'è tra la pace e l'egemonia capitalista. Cioè, citavo l'intervento di Piero Salvini ultimo, ma prima di Alfonso Gianni, di Franco Russo, molto critico sulla proiezione politica di questa battaglia della pace, e di Paolo Cacciari, che innervava la questione della battaglia sulla pace con questioni fondamentali come l'intersezionalismo, visto dal punto di vista dell'ambientalismo della catastrofe, cioè una categoria pregnante, insomma. E da ultimo anche Maurizio Acerbo, che ci ha sollevato il tema non da poco, insomma, di ragionare per i milioni e non per le unità, insomma, che sarebbe poi la ragione di esistere di quello che è stato chiamato un tempo il movimento operaio, il marxismo stesso. Quindi non vado oltre a ripercorrere questo, abbiamo avuto anche temi di approfondimento più ravvicinati, su cui magari dirò qualcosa anch'io dopo, ad esempio sull'orientamento del Consiglio europeo sulla guerra, eccetera, eccetera. Riprendiamo. E riprendiamo adesso con l'intervento di Riccardo Petrella, che è un nostro compagno di viaggio storico da sempre, e a cui do la parola, e poi Paolo Ferrero. Allora, sì, chiedo scusa, ma mi ero sbagliato di nuovo, mi dispiace. Buon pomeriggio ad ogni modo, scusatemi di avervi fatto perdere il tempo, quindi sarò ancora più breve di prima. Ma io vorrei insistere sul fatto cosa dobbiamo fare per essere efficaci, perché in fondo il nostro problema, la nostra crisi in quanto formazione di sinistra è a livello mondiale questa crisi, è dappertutto che la sinistra è in crisi e quindi c'è un problema di inadeguazione da parte nostra sia a livello del linguaggio, sia a livello del metodo di azione, sia a livello delle proposizioni che è tutto sommato ci rende inefficaci. Praticamente siamo un pochino spallati e anche delusi di non incidere ha fatto sul corso delle storie, della storia. Quindi io direi che forse la risposta è semplice, forse mi sbaglio, non lo so, è che abbiamo mostrato un'incapacità di mantenere la nostra autonomia narrativa. Probabilmente mi ripeto perché sono anni che penso queste cose. Però vorrei darvi due esempi della nostra perdita di capacità di autonomia narrativa. Il primo riguarda il concetto di transizione. I dominanti sono riusciti a farci accettare l'idea che la soluzione della crisi mondiale della vita che loro hanno provocato in tutti noi attraverso il nostro modo di vita sia un problema di gestione di un modo di partenza verso un modo di arrivo, affermando che noi conosciamo benissimo cos'è il modo di partenza, come sarà il modo di arrivo, cioè dire sappiamo da dove partiamo e sappiamo dove dobbiamo arrivare. E in effetti nell'ambito di questa strategia della transizione l'hanno ridotto tutto al problema dell'energia e a livello dell'energia hanno ridotto la strategia unicamente alla strategia d'adattazione al processo di transizione, per dire passare dai non fossili ai fossili, dai fossili ai non fossili. E hanno abbandonato le altre strategie possibili. Non parlo della strategia dell'alternativa perché sono incapace di pensarlo, ma addirittura la strategia della mitigazione. Se guardiamo gli investimenti, le strategie della transizione sono tutte centrate sull'aumento della capacità di adattazione alla nostra società al cambiamento imposto dal sistema. E quindi dobbiamo adattarci. E l'esempio più potente di questa prepotenza, dominanza della strategia dell'adattazione è per appunto questo ingolfamento terribile e quasi sacrale dell'intelligenza artificiale. Per cui tutti quanti noi siamo convinti che ormai il problema è adattarsi
non perdere l'autobus dell'intelligenza artificiale. E il secondo elemento di perdita di autonomia narrativa è quello relativo al concetto di governance. Questa governance, che oramai è da 30 anni, anche la sinistra non fa altro che parlare di governance, di governance, di governance, è per l'appunto una forte e potente imposizione della narrazione dominante, per confermare che il capitale, cioè dire la finanza attuale privata, deve essere l'ordine delle cose in tutti i campi. E io sono sorpresissimo di vedere che nessuna forza politica organizzata dalla sinistra, anche quella radicale, non ha reagito al testo approvato dalla COP15 biodiversità, nel quale gli stati tutti hanno accettato il principio dell'obbligo da parte di ogni istituzione pubblica di fare una valutazione socio-economica dell'impatto delle loro politiche, e di modo che il sistema finanziario giudicherà la pertinenza delle azioni dei poteri pubblici, nel senso di dire sì, quello che voi state facendo è una buona governanza, perché il criterio determinante della valutazione di ciò che è ben fatto, efficace, efficiente, che consente di avanzare nell'innovazione, eccetera, eccetera, è il criterio finanziario. Io sono sorpreso, non ho letto mai tanti articoli, ma negli articoli non sono stati fatti sul problema della biodiversità della COP15. La sinistra non esiste in questo, non ha fatto sapere qual è la sua opinione. Allora, che fare? Mi sembra che qui sì, la pace è vero, però io credo che il problema al monte della pace è il problema della vita. Cioè dire, i dominanti sono riusciti a imporre il rigetto dell'uguaglianza di tutte le forme di vita rispetto alla vita e al diritto della vita e alla vita. Quindi da qui l'eliminazione del concetto di beni comuni essenziali, eccetera, ridotto semplicemente a forme di organizzazione delle risorse, di utilizzo delle risorse in comune. Questo è il bene comune oggi dominante, che è una falsificazione, mistificazione terribile. Poi hanno eliminato, al di là quello dell'uguaglianza, il concetto del principio di uguaglianza della vita, il principio dell'universalità della vita. E per questo oggi tutti quanti noi stiamo accettando il fatto di dire che non ci sia più la deglobalizzazione, che oramai la frantumazione del mondo significa che è fallita la globalizzazione, che è vera, è fallita la globalizzazione capitalistica di mercato, ma la globalizzazione in quanto tale, anzi con l'intelligenza artificiale e con poi la supremazia totale, universale, integrale della finanza. Siamo in una espansione terribile della globalizzazione del sistema capitalista. E quindi io direi che prima della pace bisogna ritrovare una autonomia narrativa sul problema della vita. E per questo io direi che dobbiamo ricominciare a ridiscutere sull'immaginario della vita. E quindi sul grossissimo problema della giustizia. E mi permetterò alla riunione di Marsiglia di aprile di tentare di proporre un progetto da parte dell'Agora che si chiama Rendere giustizia agli abitanti della Terra, sperando che altre associazioni presenti possano essere interessate a lavorare insieme. Vi ringrazio per l'attenzione, mi dispiace avervi fatto perdere qualche minuto per un tecnico e vi auguro buon pomeriggio. Grazie, grazie Riccardo, un abbraccio da tutti i compagni, ti salutiamo.